come che c'entra? C'entra! La Befana non esiste come non esiste l'avventura di viaggio, quella vera, autentica. Sì, quella con la signora per bene, onesta, virtuosa. Appunto, che deve essere colpita dal coup de foudre per concedersi al compagno di viaggio. Insomma, lei sostiene che un'avventura simile non esiste. Non esiste una donna simile, a meno che non sia una matta. Vabbè, una matta. Però se è una matta buona, eh? Una matta calma, arrendevole, che facciamo, la scartiamo? Non lo so, lo dica lei, la scartiamo? Ah, oh, bella avventura. Ma se lei vuole una matta c'è bisogno di fare un viaggio. Se ne vado in un manicomio, allora. Non parlo più. Io non so come non si capisca che le avventure di viaggio sono state inventate dagli scrittori. O peggio, dalle scrittrici delle altre generazioni. No. Non offendiamo anche la letteratura adesso. Scusatemi se io entro nell'argomento, ma è un'ora che mando giù. Permettete? Vittorio Focconi, professore all'Università di Bologna. La culla. Docente di storia e letteratura italiana. Piacere, De Rossi. Birolli, mi scusi, ma io non volevo mica dire... No, guardi, lei di letteratura non ne capisce niente, si vede benissimo, ma non capisce nulla, nemmeno di donne. Io? Se lo lasci dire da uno che, modestia a parte, durante i suoi viaggi ha avuto tante avventure che... Beh, se ci fosse una cattedra anche per quell'argomento, io sarei il Platone della materia. Sì, perché lei ne ha avute parecchie. Parecchie? Senta. Non mi ricordo di aver fatto un viaggio senza la relativa avventura. Le donne come i cuscini da viaggio, come i cestini. In ogni treno c'era sempre lì, pronta, la donna. Ascolti e impari. Per chi sapeva approfittarne, naturalmente. E quanto le costava quel cestino? Faccia meno lo spiritoso. Dirò. Un po' di rispetto per il professore. Io ho avuto avventure di ogni genere. Anzi, me ne viene in mente una straordinaria. Ah, sì? Tornavo da un viaggio... nostro. Tornavo. Aspetta. Scusi, sì, prego, scusi, che questa me la voglio godere. Sentirà. Tornavo da Bolgheri. Ah, da Bolgheri? Dove ero stato a rendere omaggio al mio grande maestro Carducci. Ah. Ero insieme a un pezzo grossissimo dell'educazione nazionale. Ah, con ancora gli occhi pieni della visione dei cipressetti. Alti e schietti. Cosa ci capita? Cosa? Due signore dell'aristocrazia dirette al Livorno. Al Livorno? Ci guardiamo e in otto minuti, facciamo tutto, spogliate e rivestite. Birolli. Ma si vede che quei tempi sono finiti. No, siete voi giovani che siete finiti. Siete diventati dei rammolliti. Porca miseria, avessi la vostra età. La prego. Sicché anche lei è del parere che le donne in viaggio siano più arrendevoli. Arrendevoli? Ma perdono addirittura ogni controllo. Diventano delle messaline, delle taide. Ma non diciamo sciocchezze, poi perché? Quale sarebbe la ragione? Ma chi lo sa, io guardo gli effetti, non le cause. Certo, è misterioso. Io non lo so, sarà il movimento del treno. Sarà, è vero, professore? Certo. Quel tututum dei binari che gli smuove qualche cosa dentro che... Guardate quello. Donna. La prego, professore, un po' di contegno. Eh? Io sono conosciuto. Non facciamo la figura dei soliti italiani. E perché? Lei è svizzero? E allora sa cosa le dico? Che le brutte figure agli italiani le fanno fare gli uomini come voi. No, prego, come lui. Perché io, almeno, ci provo. Oh, bravo, così va bene. In bocca al lupo. Grazie. Perché si devono importunare delle signore sole? Quelle pure in lutto. Beh, ma stua vita mea. Beh, allora, che è successo? Ma che niente. Mi ha detto di lasciarla in pace. Oh, finalmente, così non ci pensiamo più alle avventure di viaggio. Mi darete ragione, almeno. Ma quale ragione? Senta, io mi sbaglierò, ma ho l'impressione che quella signora stia puntando proprio lei, caro Birolli. Me? Sì, lei, è così evidente. Mm.
Ma no, è impossibile. Sarà assorta nei suoi pensieri che manco mi vede. Forse pensa al morto. Ma che morto? Vada. Insomma, professore, mi lasci, stia fermo. Io non mi espongo a delle figuracce. Ma non lo capisce che est gratum speculare semper amatum, come dicevano i latini? Ma che ne sapevano i latini delle avventure di viaggio? Scusi, che c'erano i treni allora? Vuole altre prove? Che cosa ne dice adesso? Ma che cosa vuole? Che le donne le saltino addosso, la spoglino, facciano tutto loro per smuoverla? Ma perché mi dovrei smuovere? Perché è caduto un fazzoletto. Ci mettiamo ancora a credere alle signore che lasciano cadere il fazzoletto per avere delle avventure galanti, non lo so. E che dovrebbero far cadere? Le mutandine? Scusi tanto, scusi anche lei, professore, ma non abbiamo mica visto che l'ha lasciato cadere, può essere caduto da solo, scusi, no? Succede? Come no? Perché? No, dico che succede che i fazzoletti cadono da soli, come le foglie in autunno. Senta, dica piuttosto che lei non ci vuole andare e basta. Ma io l'avevo già capito da un pezzo. Ah sì, il fatto è che, scusi, scusi. Questo è... Un momento. Non penserete mica che io... No, dico, non crederete mica che io sia uno di quelli, per caso. Chi si permette? Volete la prova che questo fazzoletto è caduto da solo? Vabbè, faccia lei. Ve la darò. Vabbè. Così chiudiamo. D'accordo? Così chiudiamo. Dopo di lei, Fogoni.